Buongiorno a tutti, in questo video andremo a vedere un terzo tipo di collegamento della sensoristica alla centrale, il doppio bilanciamento. In un video precedente abbiamo visto come nel bilanciamento singolo la centrale è in grado di riconoscere tre diversi stati della zona, e cioè lo stato di riposo, quello di allarme e quello di cortocircuito o manomissione. Ma siccome su questo sensore sono presenti anche i morsetti del tamper anti-apertura, dobbiamo far riconoscere alla centrale un quarto stato, quello di apertura o di manomissione del sensore. Questo è l'interruttore di anti-apertura. Questo interruttore a sensore chiuso è tenuto premuto dal coperchio stesso. Per fare in modo che la centrale rilevi l'apertura del sensore, sarebbe sufficiente collegare i morsetti del tamper a un terminale della centrale e settare quest'ultimo come entrata 24 ore, cioè una zona permanentemente abilitata a generare un allarme. In altre parole, se il coperchio del sensore viene aperto, la centrale fa suonare la sirena anche se non avete inserito l'allarme. Questo è utile in luoghi dove un malintenzionato si possa avvicinare al sensore e manometterlo. Partiamo da un collegamento base realizzato in un video precedente. Colleghiamo due fili al tamper e l'altra estremità di questi al terminale T2 della centrale. Usiamo sempre due fili di sezione 0,22. Questo collegamento, purtroppo, ci fa sprecare un terminale che potremmo invece usare per un altro sensore. Il doppio bilanciamento ci permette invece di ottenere lo stesso risultato, ma senza sprecare terminali. Andiamo a vedere come. Per prima cosa consultiamo il manuale della centrale. Il manuale, in questo caso della INIM, riporta lo schema di collegamento per il doppio bilanciamento, con i relativi valori dei resistori. Qui si vede come due resistori da 6,8 kΩ escono da uno stesso morsetto del tamper ed entrano ognuno in un morsetto differente del relè di allarme. Quello che dobbiamo fare è preparare due resistori in questo modo. Prendiamo due resistori da 6,8 kΩ, ricaviamo due pezzi di guaina dal filo di sezione 0,5 usato per alimentare il sensore. Inseriamo in quello più lungo il reoforo di entrambi i resistori e in quello più corto il reoforo di uno solo. Rifiliamo i reofori. Scolleghiamo i due fili che abbiamo collegato prima. Spostiamo il filo giallo dal morsetto del relè di allarme a quello del tamper. Nel morsetto libero del tamper colleghiamo i due resistori. Il reoforo libero del resistore senza guaina lo inseriamo nel morsetto NC, dove prima c'era il filo giallo. Infine, quello che rimane lo colleghiamo nel morsetto C assieme al filo verde. Il collegamento sulla centrale non cambia, è identico a quello base e al bilanciamento singolo. Ora sul sensore sono presenti due resistori. In questo modo, a seconda dell'interruttore che viene aperto, la centrale è in grado di rilevare quattro differenti valori di resistenza sul terminale T1. Quando il relè di allarme e l'interruttore del tamper sono chiusi, la centrale vedrà i resistori R1 e R2 collegati in parallelo, cioè un valore di 3,4 kΩ circa. Ma se il relè di allarme si apre, vedrà solo il resistore R1, cioè un valore di 6,8 kΩ circa. Nel prossimo video vedremo la configurazione in centrale.